Bella a tutti ragazzi, siamo qui nel nuovo video e dopo avervi fatto vedere delle riprese abbastanza carine della tavola e pezzi in generale, vi incomincerò a parlare del singolo prodotto, ovvero questo prodotto qui. Sono delle Algal, diciamo, delle ruote non tanto conosciute, delle 78A, ideali per imparare a fare stand up o comunque slide, perfezione degli slide. Pasta morbida ma non troppo, perché una volta che la prima patina sopra si è consumata andranno a durarvi nel tempo di più delle solite ruote da slide. Poi incominciamo a parlare dei track. Ho deciso di prendere dei Caliber, ero incerto tra gli Atlas e i Caliber, alla fine ho deciso questi. Questi sono dei Caliber 2, ideali, cioè sono di due gradazioni, la 50 gradi e la 44. Io ho deciso di prendere la 50 perché li avevo già provati e mi piacevano parecchio. Questa colorazione qui, in modo che si abbini anche con il colore della tavola che dopo vi faccio vedere, che comunque voi avete visto nel clip prima. E come cuscinetti ho cambiato anch'essi, perché prima avevo dei classici Red Bones rossi con cui mi sono trovato veramente molto bene, che avevo fatto anche un unboxing della polizia, e invece adesso sono passato a questa marca qui che si chiama Zelus. È una marca che li fa direttamente con gli spacer, almeno questi sono quelli spacer integrati, ovvero quando noi andremo a incastrarlo non servirà mettere lo spacer staccato, ma è tutto un pezzo, per cui unendo i due cuscinetti andranno a formarvi lo spacer che vi serve. E questi sono da mettere sotto ai track, che dopo andremo a montare il tutto. Parliamo della tavola in sé. Questa è una tavola della Jet, la Potatoes Rocker, una tavola fatta molto bene a mio parere, fatta per il freeride e per il downhill, rigida e con un rocker, ovvero il rocker intendono questo tipo di rialzatura che si ha sia nel davanti che nel dietro, che aiuta il piede a tenere fermo, cioè aiuta a tenere fermo il piede quando si scende o comunque quando si vanno a fare degli slide o delle stand up. Come tavola è abbastanza larga e è fatta veramente molto bene. C'è anche la grafica sotto, è bellissima, mi piace un sacco. E con questo rosso bello evidente e attorno del nero. Bene, ora incominciamo nel montaggio che sono adesso vedete. Quindi ragazzi, allora ho deciso di tenere un buco da sopra, non so se riuscite a vederlo, da qua tenere un buco qua e un buco qua per la distanza che ho deciso di mantenere, per cui ora vado a prendere questi che vanno messi sotto, vado a posizionarli. Vado a posizionare il rock sopra, ok, e mettere le viti. Per tutto questo vi velocizzo con un timelapse che adesso partirà. Ok ragazzi, appena finito di montare i track, questo è il risultato finale, che comunque adesso facciamo una cosa fatta bene, riprese finite.
Ok, le riprese fighe c'erano, eh? C'erano le riprese fighe. Ok, una volta fatto questo, pensavo di farvi vedere come mettere su, vabbè, i cuscinetti, cosa abbastanza facile, attrezzi ovunque, qua, ok. E dopo il montaggio delle ruote, per cui io direi di mettere un attimo da parte la tavola. Ok, mettiamo da parte. Tavola messa da parte. E prendiamo le ruote. E i nostri cuscinetti. I cuscinetti, un'altra informazione che vi do, le prime volte non daranno mai le massime prestazioni, cioè nel senso che siccome al loro interno hanno del grasso, il grasso al suo interno deve sciogliersi, si scioglie con l'andare della durata che viene usata, insomma, ecco, per cui le prime volte non vi daranno mai il massimo, insomma. Ci sono due tipi di cuscinetti, innanzitutto cuscinetti che partono cioè che subito appena dai la spinta prendono velocità, però quando vai a slidare o comunque corri per tanto incominciano a rallentare, oppure cuscinetti come questi che non danno tantissima velocità in spinta ma quando stanno andando aumentano. Ok, quindi io caccerei un altro time lapse qui ora mentre li monto e poi un altro mentre ne metto uno e dopo metto un time lapse. Ora andiamo e lasciate perdere le mie pensieri. Ok, appena finito il time lapse ho montato tutti i cuscinetti e come avete visto su un time lapse ho messo dell'olio attorno al cuscinetto. Questo perché i cuscinetti, anche le ruote essendo nuove, erano secche, quindi faceva fatica ad entrare e quindi a sentire quel scatto che avevo spiegato anche nel tutorial dove li avevo puliti. Per cui ce l'ho messo proprio una puntina, solo che renda, insomma, lucido l'attorno in modo che entri, però non crea nessun problema, ecco. Ok, allora, incominciamo a montare anche questi. Prendiamo la nostra tavola. Insieme ai track vi daranno due rondelline, una andrà davanti e una andrà dietro, così, ecco, in questa maniera, e andrà avvitato. Con questi cuscinetti potete avvitare quanto volete, nel senso che non si fermerà, insomma, la ruota, appunto perché ha degli spacer. Ok, è caduta una ruota, nessun problema. Mi sono solo messo a mio agio in modo che adesso sentite che il cuscinetto sta incominciando a prendere un po' di velocità, per cui adesso vi metto un altro time lapse. Lo so che vi rompo questi time lapse, però faccio per velocizzare i tempi, metto le ruote e ci mettiamo dopo. Ok ragazzi, finito di montare le ruote, ho messo fuori una bomba atomica, è proprio una figata assurda. È una tavola bellissima, mi piace un sacco, veramente molto. E niente, ci vediamo in un prossimo video nel mio canale dove la provo. Questo video non uscirà subito perché volevo mettervi proprio un unboxing completo, come quelli che fanno in America più o meno.
solo che adesso vedremo. Per cui vi invito a lasciare un mi piace intanto, a commentare se vi piace questa tavola e come l'ho abbinata e come modello, a condividerlo nei vari gruppi Facebook o comunque gruppi che avete di long e sentire cosa ne pensano i vostri amici. Ve la consiglio comunque come tavola. Adesso incomincerò a provarla un po', vi dirò, e quindi ci becchiamo in un prossimo video. Grazie per aver guardato questo video e ciao.